venire, diciamo, in trasferta e vedere così tanta gente che persegue la stessa battaglia anche in luoghi diversi. E noi siamo il comitato Mare per Tutti, siamo stati presentati, veniamo da Ostia che in realtà è il mare di Roma, il mare della capitale d'Italia. Non so se avete visto, ci sono stati diversi servizi nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda il nostro mare, la depredazione, la quantità di abusi. Quello che ci siamo domandati noi però è se questo problema fosse un problema solo nostro, quindi solo della città di Roma, oppure se fosse un problema diffuso anche altrove. Ecco, grazie al lavoro straordinario di Lea Amato che è qui oggi e che ha creato questa rete virtuale tra associazioni che si occupano della liberazione del mare, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di tante realtà in tanti territori italiani che perseguono come noi questa battaglia, e anche del coordinamento Flegreo Mare Libero che si batte qui a Pozzuoli per questa importantissima battaglia. Perché è importante? Perché è importante parlare di mare e perché è importante liberare il mare? È importante perché, questo ci tengo sempre a dirlo in ogni occasione, l'uomo ha sempre avuto col mare un rapporto speciale, un rapporto di sinergia. Noi ci dovrebbe piacere guardare il mare per ispirarci pensieri più profondi, per comprendere i nostri limiti e capire come superarli. Il mare è il simbolo del viaggio e dell'orizzonte e del suo superamento. Ecco, in tanti, troppi luoghi d'Italia la vista del mare, quindi il contatto col mare, è sbarrato da un muro, sbarrato da una barriera che spesso, troppo spesso è fisica, quindi in cemento, ma tante altre volte è fatta di omertà, di indifferenza, di impossibilità di accesso, di depredazione. Ecco, non solo come i nostri casi, abbiamo potuto vedere anche qui a Pozzuoli questa quantità eccessiva di cemento, ma la privazione del diritto di proprietà che spetta a noi cittadini e del diritto all'accesso al mare di cui dovremmo essere titolari in tutto e per tutto. Questo perché è successo? Poi verrà approfondito, sentivo. Perché le stesse concessioni sono ormai rinnovate automaticamente grazie a sistemi di proroghe concatenati che sono stati portati avanti da tutti i governi, da tutte le maggioranze di ogni colore politico. Tutti quanti, nessuno escluso. Questo perché? Questo per salvaguardare un potere forte, quello degli imprenditori balneari, che sono una vera e propria lobby, una lobby nel nostro paese e nel nostro territorio, perché sono circa 30.000. Ecco, alcune di queste concessioni vanno avanti anche da 70 anni. 70 anni una concessione, il verbo è concedere, è lo Stato, siamo noi che stanno concedendo a dei privati di guadagnare sul nostro suolo, sul suolo pubblico, sul demanio, in cambio di che cosa? In cambio di servizi, in cambio di fruibilità e di accessibilità. E invece con 70 anni di proroghe, quello che si è... a cui si è dato vita a un sistema di una proprietà di fatto, queste concessioni si sono di fatto trasformate in proprietà. Ecco che quando uno è proprietario di qualcosa si recinta, si chiude dentro, impedisce agli altri di entrare, e per questo noi dobbiamo batterci in tutta Italia, bene questa rete nazionale che si sta formando per liberare il mare, per restituire alla nostra Italia e all'uomo il contatto con il mare, che è il punto di partenza per partire verso un viaggio che può essere incredibile, che ci può portare veramente dappertutto per cambiare anche più in generale la nostra società in questo momento di crisi così profonda. Io ringrazio ancora Paolo, Claudia, tutti gli organizzatori e tutti voi per essere qui oggi, e continuiamo insieme questa battaglia, mi raccomando.